Allora, yogurt, c'è. Feta, okay. Pomodori, okay. Cetriolo, sì. Peperoni, sì. Aglio, sì. Cipolla, sì. Carote, sì. Uova, sì. Ceviche, no. Prezzemolo, sì. Burro, sì. Pasta d'acciuga, allora, sì. Yogurt d'arancia, sì. Un'acqua, sì. Insalata verde, lime, coriandolo, no. Peperoncino, acqua, sì. Però prima tocca a me. Dai, allora provatemi il bagno, chi non l'ha mai provato, così se ha dubbi mi... Non che non... cioè solo a usarlo, non devi usare il bagno. Si gonfiano da soli in automatico? Se non si dovessero gonfiare da soli c'è una un cordicina come in aereo. Ah. Così. Chiaro? Chiaro. Quanto ti manca dall'anello? Metro e mezzo. Chiudete i toccaporti. Perché è ancora attaccata là, eh? Ma cos'è questo suono? Certo, quindi gli fai allora, il giro. Poi io gli faccio la prima, io faccio così, poi ci sono 8000 metri, vado dentro con un anellino, solo okay, un sì, doppio. Certo. Ah sì, poi dopo poi ci gli metti... faccio le spalle. Sì. Così. E così basta tirare qua e l'ho fermato. Questo posso mettere. Vediamo quali sono le cime che ci servono per gestire la rana. Ascolta, le altre cose che mi servono quali sono? Vabbè, l'ammantiglio. L'ammantiglio, vediamo intanto a cosa serve l'ammantiglio. E tiene sul boma quando la randa non supporta. La randa. Quindi abbiamo capito due cose. L'ammantiglio. Questa forse. L'ammantiglio. L'ammantiglio, vediamo intanto a cosa... Che entra tiene sul boma quando non supporta. Okay. Quindi abbiamo capito due cose. Qui c'è questo. Io ogni volta che salgo su una barca devo capire quali sono i miei circuiti che mi servono. Adesso se riesci a tenere la barca sul vento così bene, altrimenti devi dare un po' più di motore. Più vento c'è, più la barca tende a attraversarsi. Vai! Aspetta un attimo, vai a sinistra, vedi che hai perso il lavoro al vento. Vai a sinistra. Devi recuperarlo più veloce, guarda, l'operazione qua è qui. Passa fuori, non ti rimbarca. Vai! L'andatura di per sé è la posizione dell'asse, l'angolo che l'asse della barca fa con la posizione del no. Ok, se tu la tieni così per me va bene. Stiamo facendo 4 nodi, che è poco ma non è neanche... Non siamo fermi, andiamo. Adesso appoggiare o zare? Orzare. Orzare, orzare di qua, ok. Thank you.
Fai un po' il giro di là. Vediamo, giriamo intorno a lei. Va bene così, dai. Caro, mettiti a prua e cerca di mandarne un pezzo da una parte e un pezzo dall'altra. Allora, qui c'è mezzo di uno qua. Mi raccomando, quando li mettiamo stringiamo bene, sennò poi la randa cade. Quello è sempre un po' in ritardo. Vai. Tiro qua, no, è troppo vicino. Cazziamo le porose dei Herzarori. Costa. Un secondo. Passiamo la mattina. Che c'è a brivio? C'è a brivio. Il motore. Il problema è che deve avere a brivio per poter governare. Mondo! Vai, ancora tre volte. Sono i segnetti. Dovrebbero essere dei segni. Guarda un po', guarda un po'. Aspetta. Wow! Com'è? Dino che mi aggiorni anche. Ma quello non vuol dire nulla. Oh, abbiamo un ospite, ragazzi. Oh, no! No! Qua tutte e quattro, poi ci trovo sullo sdraio. Sdraio. Ecco. Novità. No, novità. Beh, si era caricata quasi tutta. E questo è per te, no? Il mio è quello scuro. Sì. Cioè questo qui, vedi? No, ti conviene farlo doppio, così cioè, è già così appunto. No? È già così, cioè basta che tu lo fai così. Qua ci sono una ghiaccia. C'è un po' di ghiaccia. Che di solito effettivamente in pochi fanno, perché tu arrivi, di solito fanno vulcano e poi vanno verso Stromboli.
traghetti. Magari attraversiamo la linea al momento, magari è come stare al lago qua. Certo, certo. Funziona le teste, eh. Ecco. Di più quel fiocco. Andature, hai la sensazione, siccome hai il vento apparente che è maggiore del vento reale. Certo, certo, certo. Siamo adesso che in terreno, eh? No,
via. Non porta più, si può lasciare. Scusa, scusa, è colpa mia. Vai, vai. Ferma, ferma, non andare in stra. Basta così, va bene? Poggiata. Se vai troppo, tu devi fare 90 gradi. Dalla bolina, la bolina devi fare 90 gradi. Ne passi di più, perché vedi dove viene il vento? Puoi ancora stringere volendo, giusto? L'altro strumento di avviso è il pan pan, che significa io do pan pan perché ho un problema. Magari si risolve, ma ti avviso che c'ho un problema. Quindi io per cambiare le mura posso passare con il vento in prua o passare con il vento in poppa, giusto? Posso cambiare le mura col vento in prua o col vento in poppa. Se cambio le mura col vento in prua si chiama virata, se cambio le mura col vento in poppa si chiama battuta. Strambata. Strambata, correttamente dicono che è una abbattuta non controllata. Adesso c'hai tutti i disabilimenti della macchina, ti sta portando bene il fuoco, se noi decidi un po' oggi è difficile spero che ora dice il fuoco. La domanda se io vedo che allargando il fiocco un po' porto, mettere la segno io o aspettare che il timoniere mi dica? No, la metti a segno tu, ognuno ha il suo compito. A prescindere se il timoniere va fuori rotta o dopo lui, è lui che in quel momento decide di andare lei volta. Al centro. Prendo io? Ok. Quando arrivi di poppa, ferma la barca, hai già battuto, guarda, attento la testa! Porta la barca in poppa. In poppa, in poppa. Randa, rana al centro. Dobbiamo stare un po' all'occhio, quindi anche una riserva molto per bella. Sicurezza butteremo una seconda ancora, ma quindi le previsioni dicono che domani mattina dovrebbe esserci vento molto forte, poi cosa?
E poi dopo cos'altro è previsto? Lunedì dice che smette lunedì pomeriggio. Laura e Renato hanno preparato una cenetta con i fiocchi. Ceviche con la cipolla. C'è la plastica, non è questa. Tiriamo qualche metro di questa ancora su. Sì. A un certo punto ne tiriamo massimo 10 metri, ma sì, io anche di meno. A quel punto, dunque, se io questa è di 20, forse anche di meno, 10 metri, 8, 5-8, buttiamo questa ancora di sotto. Di qua o di là? Di qua, perché sì, di là c'è la vela, fa casino. Ok. E poi continuiamo a andare, a lasciare andare indietro come se fosse questa, come se ci fosse solo questa, vuol dire abbiamo due. Ok. Ok, piedi, ok, piedi. Tranquillo. Vai. Vado un po' lì. Ma che ti tira dentro? No, no, tranquillo, ci sono sotto i piedi, ma non c'è più un cazzo. Vai. Vado? Vai. Tranquillo. Adesso comincia a mollare di nuovo giù la catena. E questo, se io faccio via, mi dà l'evoluzione del tempo. Stasera, lunedì alle 4, quindi stanotte, vedi. Guarda che botta che c'è qui. Sì, sì. Sulla Sardegna e sulla Corsica, vedi, queste ecco, bocche di Bonifacio. Poi passa dall'altra parte. Passa dall'altra parte. Quindi è una non situazione molto. Non riesco a vedere l'Elba, complessa. Adesso l'Elba te lo apro. Sì, sì, non te la fanno vedere mai. Sì. E questo continua, vediamo fino a quando finisce tutto sto casino, vedi, poi si calma, chiaramente sì, quando è rosso vuol dire che il vento è già martedì, mercoledì, vedi, si calma tutto e finisce il casino. Cavolo, quindi due giorni. Ma nell'isola non c'è, mai però noi il ridosso abbiamo trovato, cioè l'importante è mettersi dalla parte giusta del vento. Tu l'hai fatto, penso. Quindi adesso siamo abbastanza tranquilli, stanotte. A tuo rischio e pericolo, perché buona, buona. Sì, sì, tanto un po', grazie. Allora facciamo così, questo lo mettiamo qui. Qui e chi lo vuole me lo dice. Chi l'hai avuto lo tu? Dice io. No, ma lo prendo, io faccio. Lo prendi tu? Sì, faccio il passa passa. Casomai qua sotto ce l'ho ancora. Ecco bene, allora io non ho avuto ancora il contorno, però. Perché io sono fetta. Questo è il caso. Sì, 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 questo è quello. E quando finiamo la torta, non se vuole rabboccare, c'ha qua i pezzi di rabocco. Guarda come si taglia la torta, non i pezzettoni che facevi tu. Vedi, non ci riesce. È vero, è visto. Vale, te la sei cercata stavolta. Fammi vedere con quelle ditine cosa ti fai. Oh,
Non c'entra niente. Thank you.
Abbiamo un comandante abilitato extra ultra super mega galattico. Scusate. L'istituto geografico quello di Torino. Ufficiale dello istituto geografico di Torino. Se io devo dire, non so, da Piombino cosa devo fare per andare dove eravamo noi. Dovrebbe essere, se vi ricordo, no, non può essere. Il problema è che tu devi riportare questa roba qui qua per capire qual è la rotta che fai. Sì, siccome non puoi riportarlo qua, basta che tu lo riporti all'altezza di uno di questi meridiani e con il goniometro calcoli, quindi porti lo zero su uno di questi meridiani e lì leggi 225. Vedi, 225. Con la proiezione di Mercatore, sostanzialmente a ogni primo, vedete che questi sono i gradi delle paralleli, no? Noi siamo più o meno tra il 42esimo e il 42esimo, e invece come meridiano siamo al 10 e 14. Sì, sì, sono delle coordinate. Okay. Tutte le volte che io voglio identificare un punto posso identificarlo dicendo, se io voglio identificare dove siamo noi ora, a noi siamo 9, circa 50 primi, giusto? Questo è 50, quindi questo è 49, 42 e 49, invece di longitudine sono circa 10 e 20. Ah, ok, 42 e 50 con meno 2. Certo, certo, 42. Ok, comincia a segnarlo. Segnalo qua, dove era di lato. Segnalo più vicino qua, non è stato vicino. Se no poi ti perdi, okay. Devi segnarlo. Ma la gomma non ve la danno. Certo. Segniamo pure la gomma. Che la posizione tua. Quindi questa te la riporti qua. E fai l'altra. E segnalo. Quello è il punto. Ok, sì, sì. Quindi siamo là. PN. 16, sì, sì. Dove siamo PN noi? Ore 16 e 25, direi. Sì, grazie. 3? Grazie. Incredibile. Sì. Io no, prenderò un'altra fetta di torta. No, non ce n'è più. Tu ora ti mangi la tua fettina con la velata e il muti la rassegnata. Questo sono questi pagine, gruppi Instagram che praticamente tu quando sei in giro da sola, se non ti senti tanto sicura, gli mandi un messaggio, loro ti videochiamano e stanno con te fino a che non arrivi a casa. Quello l'ho letto da qualche parte, sì. Serve tutta sta roba. Hai un vaffanculo di quelli urlati. Ah, certo. Sai una cosa? Una volta che sono salito, questo affare qua lo mettiamo di nuovo. No, sì, ma qualcuno. Cala, non... c'è qualcuno alla randa? No, sì. No, me lo devi calare qua. Ok? Adesso. Cala piano piano. Aspetta, È su N? La levetta di piano. Siamo cazzo di casino. Anche per i nostri amici sono occupati, mettiglielo in bocca. Fa bravo. Quindi più a sinistra di qua è così. Così.
che dici, la stringo un po'? Inizialmente, la seconda parte dell'obiettivo, fa niente. Gli veneziani lo facevano con il selecto. Bene? Che dice? Che non si è accesa. Già, questo è la... hai già risolto. Dunque, alla Laura che ha pulito il filo. Io, anche io. E io. Gabias! Esce a destra e si entra a destra. Dai un po' più di motore. Adesso possiamo cominciare a uscire dalla cala. Ancora di più? Sì. Rotta. Sì, quella ho sempre fatto la sopra. Ci sei? Così. E adesso tieni la dritta così.
Adesso dai un po' di vaniglia, ma poca perché c'è poco da. Adesso ha messo foggio. Sì. E vai, e vai, e tutto, vai. Tutto, cazzalo tutto, tutto quello che puoi, poi vediamo. È il massimo che lui ti può dare, no? Sì. A questo punto tu ti regoli sui filetti, quando vedi che i filetti, questi sopramento, si sventano, vuol dire che stai andando troppo alla morsa e devi recuperare. Ce la fai a passare il codo? Forse. No, no, è sicuro no. Ma forse, perché se io... Dipende dalla corrente forse. No, dipende dal fatto che io ho il vento e quindi scarroccio. Io la barca non va dove punta la prua. Certo. Perché c'è l'effetto di scarroccio. Quindi sicuramente o quasi sicuramente non riuscirò a passare, non prendo nessun rischio. Quindi prima a un certo punto dovrò fare una virata. Facciamola subito. Okay. Andiamo fuori e poi recuperiamo. Gire. Giro. Allora aspetta a lasciare la vela. Aspetta, aspetto. Adesso puoi lasciare la vela così lui può cominciare a cazzare. Tu lasci che passi tutta la prua, in modo che riprendi il vento dall'altra parte e adesso basta, comincia a recuperare la tua. No, su vapore meglio. Com'è? Vapore. Vapore? Sì, perché. Vabbè, ma dopo me lo dimentico, però me lo riguardo. Stai zitto Renato, non rompere le balle. Andiamo piano, se dovessimo fare un nuovo esperimento sarebbe poco meglio. Per andare in Corsica per esempio non andrebbe bene. Vai, andiamo un po' troppo. Questa è un'altra settimana. Che non sarebbe neanche male. Questo ovest della Corsica è molto più bello della Corsica. Ah, però purtroppo bisogna stare attenti. Vuoi una banana? Una frutta. Io la mangio volentieri. Io un'albicocca, per favore. Questa è banana. Sì. Ma so che c'è un problema. C'è un problema, non abbiamo preso? Schiaffi in coppa e questa parte. Però le ballerine. Una volta c'erano i bulgari che facevano la marmellata. Lo scorso mi sono fatto, penso che almeno 7 kg di mi sono fatta fra castagne, more, lamponi, mirtilli, poco, ammetto, e pere. Eccoci, adesso ricominciamo da là. Se io ho un problema, alzo e automaticamente lui c'ha un GPS interno, manda il messaggio che io ho un problema. My day. Posso scegliere di solito, una volta che ho scritto qui posso scegliere un pampano, un my day o un uomo a mare, che è l'altra cosa che posso dire. Il nome della barca, se ci fa per caso sarebbe qui. Qui non c'è il... Il brand è molto spazio. Perfetto, grazie mille, grazie. Allora, abbiamo il posto. Dobbiamo essere qui prima delle 7:30, sennò gli arpeggiatori rompono i coglioni. Quindi facciamo veloci bagno. Allora, per fare il bagno dovremo dare ancora, però, perché non possiamo fare il bagno senza il crollo della barca. Dovete togliere le scarpe? Sì, prendo l'asciugamano. Sì, hai voglia. La cuffia vuoi anche? Allora, adesso che fa sia bagno e il bagno, ce l'ho messo pure. Ma io ora aspetta, poi c'è un po' di porco. Allora, adesso che fa sia bacio e il pane, ce l'ho messo pure. Ma io... La precedenza, se io non ci vedo, lei sì. Ma
cos'è? Ma con la posta o no? Saponino, saponino, non c'è scritto che eccolo qua. Fallen Carol, ma non è così. Grazie anche. Ma buonissimo. Salute, alla prossima. Salute. E vai. Una bella compagnia. Grazie. Marciamo. Passo la trappa e prendo la cima. Agganciata! Guarda qua. Guarda la scena di là, porca paletta. Ok. Lascio l'amore. Lascio. Io per la ricciola. La ricciola cotta a bassa temperatura. E due ceviche. E due ceviche. Ci arrangiamo poi noi a fare gli scogli. No, ma gli spieghiamo che siccome il motore si è rotto e non sappiamo più cosa fare, quindi appena riusciamo a combinare, sicuramente ritorniamo. Guarda. Un paio di giorni. Dico io, meno male, sai. Allora, ho frenato a 70. Sei pronto tu? Sei pronto tu? Ok, dai, via, recupero. Sì, veloce, veloce, veloce. Thank you.
si nasconde, di riuscire allo scopo di vista. Ti stai allontanando? No, Cristina, sto venendo. Rotta 350. Sto venendo. Andare alto, quindi non è che rimane. Carol, quella non è una buona posizione. Fortezza era un carcere. No, no, la fortezza è la parte, diciamo, non del carcere. Il carcere è l'acuto. Ah. Da dove viene il vento? Da poppa. E quindi dobbiamo girare, però dobbiamo avere lo spazio per farlo, quindi vai ancora avanti. Ecco, forse hai ragione tu, là sopra c'è un hanno fatto un albergo. La fortezza che dico io, che c'ha una libreria, ne do uno, Laura. Il tocco posto, il tocco posto. Ecco, comincia a mettere il primo gerro. Di stare nelle cose degli altri. Ho avuto un colpo di sonno quando stavo. Ma tu mi stai guardando la telecamera? Sì, sì, ti sto filmando. Madonna, che emozione. Se esatto, se riesce a vedere. Ecco, da papà. Ecco, piano piano. Aspetta, aspetta, se arrivi un pochino più avanti. Beh, cacchio, ma sappiamo. Ah, si gira? Bravo. Perfetto che non siano un cazzo, perché non c'è da sole. Ripeti, ripeti. Eh no, non ero pronto, dai. Ma dai, non mi togli la spontaneità. Caso, non pensavo se non si visto lo stesso. È fasullo questo. Questo è fasullo. Se freddo sai dove è chiesto. Stanotte in navigazione vedi cosa succede. Sono stato un po' prudente perché abbiamo messo solo un giro, meno male. Ok. Minchia. Un po'. Devo dire, minchia, Renato, ti devo dare un po' di peperoncini che fa crescere sul balcone mio fratello. In 5 andiamo fuori in moto, facciamo un giro fra Liguria e la Toscana e ci fermiamo in questo posto dove mangiamo a strafottere e alla fine del pasto arriva il padrone del ristorante con una bottiglia tutta avvolta nella stagnola, tutta avvolta nella stagnola. Dice: siete dei veri uomini. È già quello. Cioè, tanto, ci porta dei bicchierini piccolissimi e li riempie di questa roba qua e poi dice di berlo, di tracannarlo in un colpo solo. E il primo lo fa e rimane muto. Muto. Poi passa a me e questa roba qua, guarda, è stato uno shock veramente, perché inizialmente era alcolico. Io e tutti qua pensavamo che fosse un digestivo. Poi avviene questa botta di piccante incredibile. Poi ci ha spelato la bottiglia, ci ha fatto vedere dentro, era
piena di peperoncini e di vodka. Cioè, ma i peperoncini erano dal fondo fino al... Ecco, siamo andati a dormire, uno solo non l'ha presa, anche perché nessuno riusciva a comunicare, no? Il disagio. Non fare sta cazzata. Eh? Non fare sta cazzata. Poi sai, a quel punto dici, l'ho fatta io, meglio la mano. Esatto, però c'è stato uno che si è rifiutato di prenderla. Ah sì? Oh, noi abbiamo dormito benissimo, lui è l'unico che non ha digerito, pensa che roba. Quindi la prova provata è che il peperoncino fa bene. No, il peperoncino fa benissimo secondo me. Adesso facciamo così. Allora. Ah, va bene, ho letto per un po', ma poi sono andato a letto. Il riflesso della luna poco a poco si vede. Cazzagli la randa. Provo a alzare, vediamo se... dell'acqua. L'abbiamo fatto emozionare, dai, inclina. Però adesso andiamo un po' veloci, forse dobbiamo buttare l'altro e allora mettiamo. Sì. Allora, questo è l'acqua che non c'è un indicatore. Già fatto, mi si è aperta abbastanza, io metto il folle, tu molli. Siamo io da lui e noi possiamo andarcene via. Ciao, grazie. 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 Ciao. Ma la va... Quello deve venire fuori. Cosa volete mangiare? Pesce o carne? Sì. Io mangerei pesce.